Magnifico Rettore, grazie per l'invito. La mia partecipazione è un po' una sorpresa, però sono felice di essere qui. Porgo il saluto dell'Agenzia con l'onore di presiedere alle studentesse e agli studenti, a tutte le donne in questa giornata particolarmente importante, alle autorità presenti e soprattutto a tutta la comunità accademica del Molise. Da qualche giorno ANVUR ha completato la visita periodica che di accreditamento e il rapporto di valutazione è in corso di redazione, però posso esprimere con soddisfazione la profonda percezione di una maturazione della cultura della valutazione da parte del vostro Ateneo, che ha risposto con particolare impegno, con entusiasmo anche alle richieste dei nostri esperti valutatori. E di questo sono particolarmente grato a tutta la comunità accademica del Molise. L'attività valutativa è un'attività complessa che ha dei modelli, delle regole, ma soprattutto che è destinata a offrire un servizio di sostegno e di supporto alle istituzioni valutate. E questo è lo spirito che anima l'Agenzia e ci auguriamo che anche attraverso questo sforzo valutativo abbiamo potuto offrire un contributo alla crescita di un Ateneo che è fondamentale nel nostro Paese, non solo perché assicura il diritto allo studio in un'area interna, come diceva poc'anzi il Presidente della Regione, ma soprattutto perché costituisce un'opportunità di crescita dei territori e di lavoro per i nostri giovani e per i nostri studenti. E quindi sono particolarmente felice di essere qui e di seguire le relazioni che questa mattina il magnifico Rettore offrirà alla comunità accademica, illustrando un percorso di crescita del suo Ateneo e le relazioni dei professori Benanti e Maddalena, perché il tema dell'intelligenza artificiale è un tema di grande fascino. Intelligere significa capire meglio, guardare dentro. E il nostro obiettivo anche è quello di cogliere anche quello che è dentro il nostro mondo, le nostre coscienze, per poter offrire anche una chiave di lettura ai nostri giovani di quel diritto al futuro a cui legittimamente aspirano, e che oggi è anche un principio della nostra Carta Costituzionale. Grazie quindi per l'invito e un saluto a tutti i magnifici rettori che rivedo con grande piacere e ancora a tutti presenti. Grazie.